Il disegno di legge di Fratelli d'Italia di nazionalizzare la Banca d'Italia sta creando un po' di scompiglio nel mondo politico. Adesso, comunque, Giorgia Meloni, capo politico dei Fratelli d'Italia, è anche forte degli ultimi sondaggi che danno il suo partito all'8%, addirittura con più voti di Forza Italia, che è crollata definitivamente. Quindi la Meloni all'8% diventa un interlocutore politico di tutto rispetto, perché l'8% è una cifra enorme. Si pensava già a un successo al 6% a maggio nelle elezioni europee, adesso gli ultimi sondaggi di Pagnoncelli Ipsos, commissionati dal Corriere della Sera, danno il partito di destra all'8%. Queste le parole di Giorgia Meloni. Oggi si è mosso anche il Movimento 5 Stelle che, smentendo tutto quello che aveva raccontato in rete sul suo sacro blog, chiede addirittura la soppressione dell'intera legge, diffondendo anche la balla secondo cui la nazionalizzazione di Banca Italia metterebbe addirittura in crisi i fondi pensione. Banchieri e usurai ringraziano per la svolta ideologica grillina, dice appunto Giorgia Meloni. E aggiunge: si rassegnino i vecchi e novelli paladini dei poteri forti e del sistema finanziario. Noi su questa storia non cederemo di un solo passo, avverte la deputata e leader di Fratelli d'Italia. Ma poco prima di queste dichiarazioni, Alessio Villarosa, sottosegretario del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'Economia, aveva detto: fermerò la nazionalizzazione voluta da Giorgia Meloni. Se la Meloni intende nazionalizzare Banca d'Italia invece di utilizzare il risparmio dei pensionati, che inizi dai vitalizi delle indennità dei parlamentari, dei consiglieri regionali, di Fratelli d'Italia e dei loro alleati. Con i loro alleati è una frecciatina non indifferente anche all'alleato di governo, la Lega, che la Lega già da prima delle europee è sotto attacco giornaliero dall'alleato grillino, che, come voi sapete, ha perso la metà dei voti, e molti di questi voti persi, questi milioni di voti, sono confluiti la maggior parte nella Lega e una parte sono ritornati al Partito Democratico. Diciamo, gli scontenti del Partito Democratico, che erano andati nel Movimento 5 Stelle, sono ritornati delusi, diciamo, a casa Zingaretti. La Meloni aggiunge: da anni siamo abituati alle continue ipocrisie e cambi di rotta dei grillini, ma quanto accaduto oggi, scrive ufficialmente il Movimento 5 Stelle al partito delle banche e delle lobby, al pari del PD e di tutti precedenti governi della sinistra che hanno tolto soldi ai cittadini e gonfiato le tasche dei banchieri e dei potenti. Noi non arretreremo di un millimetro, conclude Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Vedremo come andrà avanti questo scontro, per adesso marginale, che potrebbe però diventare centrale, perché Banca d'Italia è la banca del paese. Questo scontro potrebbe diventare centrale quando Salvini si focalizzerà anche su questo, diventerà, col supporto di Giorgia Meloni con il suo 8%, diventerà la questione principale. Grazie per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video, buona serata.